Ehi la ciurma, io sono Mazzetest e benvenuti in questo nuovo episodio di Mindtest, in questa nuova serie di Mindtest. Andiamo a generare il mondo insieme con la MapGen versione 7. In realtà ci sono alcune cose che odio molto di questa MapGen, ma sono di più quelle che mi fanno comodo che non quelle che odio. Di conseguenza andiamo con quella. Per l'elenco delle mod potete vedere la pagina Facebook in cui ho fatto l'elenco completo delle mod. Sono andato a disabilitare però alcuni elementi della mod Plant Life di Vanessa, perché era davvero troppo troppo alla Vanessa. Nel senso che c'erano un sacco di cespugli, rivedeva completamente la nascita e le foglie degli alberi. Era davvero scomoda, dopo un po' era davvero scomoda e di conseguenza ho deciso di disabilitarla, cioè di disabilitare alcune cose, però altre cose tipo queste alghe qua sulla spiaggia le ho lasciate e speriamo di non doversene pentire come è capitato con alcuni elementi della More Trees. Allora, innanzitutto siamo spawnati su un'isola abbastanza insulsa, sembra, perché non sembra che abbia collegamenti con la terraferma, a meno che non sia in questa direzione. Questo potrebbe costringerci a dover nuotare per un po'. Tra l'altro è un po' strano perché siamo su un'isola con della neve, però è un'isola della taiga. Niente, no, non c'è proprio niente in questa direzione. Però vedo, ecco, c'è della terra laggiù in fondo che non riusciamo a vedere a occhio nudo, ma sulla mappa viene indicata. Ed è un'ottima cosa, ecco, ora si intravede a occhio nudo. Potrei mettere R, ma lagherebbe tantissimo, credo, con la generazione del mondo, quindi ci conviene per ora limitarci a questo. Avevo provato anche la mod Creatures, come consigliato dall'iscritto Mr. Bozzetto, che tra l'altro mi ha aiutato tantissimo ultimamente per la serie di Mindtest, e ringrazio. Perché l'ho provata, ma alla fin fine stravolgeva davvero un po' il tipo di mondo che avevo fatto su Mindtest nella serie passata. Sì, forse avrebbe dato un po' di pepe in più, ma secondo me neanche troppo. Anche perché vedendo com'è anche attualmente la mod Creators è migliorata tantissimo da quando l'avevo provata nella scorsa stagione, perché c'era stato un periodo in cui l'avevo provata. Ma da quello che ho provato ha ancora dei problemi con lo spawn, perché per esempio sono stato due notti intere fuori e non è spawnato neanche un mob. Non ho trovato che raramente delle pecore. C'erano degli zombie nelle caverne che morivano da soli e si muovevano tra l'altro in modo un po' strano, ecco, e poco naturale. E quindi, boh, come possiamo vedere ci sono già degli elementi della mod farming. In questo caso abbiamo trovato dei fagiolini e potrebbero servirci poi in futuro per le coltivazioni. Quelle invece che cos'è che abbiamo trovato? Del caffè, dell'uva. Questi sono sempre dei fagiolini, questo caffè sempre. Uva, beh, adesso non andiamo a perderci troppo tempo, tanto avremo modo di conoscere bene questa mod farming e anche le altre mod che ho aggiunto. In realtà sono poche quelle diverse dalla scorsa stagione, ma sono davvero, secondo me, carine. Sia questa mod farming che ho aggiunto, che alcune cose della mod di Vanessa e Plant Life, che sono davvero carine. Tipo le liane e altre cose del genere. Ci sono anche delle specie di canne palustri che sono molto carine. Altre cose le ho disabilitate perché erano davvero scomode. E inoltre una mod che sarà molto interessante e carina è la mod dei teletrasporti, che aggiunge sia dei teletrasporti a modo di quello che avevamo in passato della Travel Pads, ma strutturati in modo molto più singolare e interessante, e tra l'altro anche degli ascensori. E a questi poi dopo vedremo più avanti. Ci sono anche delle porte scorrevoli semi-automatiche, sono davvero molto carine. Qua c'è un bug di illuminazione, c'è un albero di
quelli. Se aggiorno un blocco succede qualcosa? No. Boh, non so. Anche prima mi è capitato un bug di illuminazione così. Questo è un deserto ed è molto comodo. Perché appunto, ricordiamo che per la mod tecnica all'inizio avremo bisogno di un po' di desert stone. Il fatto di sapere dov'è un deserto è molto comodo. Nonostante non possiamo aprire la mappa a schermo intero, che è una cosa scomoda. Ah, vedete, queste qua sono le canne di cui parlavo, che secondo me sono tanto carine. Sono semplicemente estetiche, ma a me piacciono. Cioè, mi danno una bella sensazione di immersione all'interno del mondo. E vengono aggiunte appunto dal mod Plant Life di Vanessa. Insieme ad altre cose che appunto, come stavo a dire prima, ho disabilitato perché erano davvero scomode. Una cosa che ho notato che è molto scomoda e che ci romperà un po' le scatole. Ah, qua c'è un dungeon? No, è semplicemente una grotta. È il fatto che gli alberi hanno una generazione differente rispetto alla map gen versione 6 e quindi sarà un po' più complicato il farmarli automaticamente, ma tanto avremo tempo prima di arrivare fino a quel punto. Potrebbe anche esserci un'aggiunta di altri elementi nella tecnica che cambiano appunto quello che è il modo di giocare che abbiamo avuto nella scorsa stagione. Potrebbero anche esserci delle aggiunte nel frattempo di vari altri macchinari, anche perché prima che troviamo un posto dove stabilirci, prima che riusciamo ad accumulare sufficienti materiali, ci vorrà comunque un po' di tempo. Cioè, nella scorsa stagione, prima di fare la forma automatica di alberi, sono passati abbastanza episodi. Un'altra grotta, ma continuiamo a trovare solo sabbie del deserto. Quindi, visto che per questo episodio ho già registrato un po', direi che vi vado a salutare qui e ci ritroviamo poi, vi faccio un piccolo spezzone quando arrivo nel punto, in un punto interessante dove potrò magari pensare a stabilirmici. A tra poco allora. Ciurma, non sono ancora arrivato, ma volevo farvi vedere questo posto dove sono passato perché è davvero molto carino. Guardate anche la mappa, cioè, sembra proprio un canyon in mezzo a a una savana. Cioè, ha proprio un bellissimo aspetto. Questa è una cosa che mi piace davvero un sacco della map già in versione 7, con queste zone così impervie. Yeah. Sono andato in esplorazione e ho trovato un bellissimo bioma pianeggiante, ma non trovavo alberi. Di conseguenza ho continuato e ho trovato questi alberi qua. Sono tutti pini in realtà, sono un po' scomodi. Ci sono anche dei funghetti in giro. E niente, quindi continuo a esplorare, a vedere se trovo una zona con degli oak tree che siano un pochettino più facili da piantare, da gestire, ecco. Dopo un altro giorno di cammino, ho trovato un albero, ma è un albero della gomma. E quindi una pianura di nuovo pianeggiante senza alcun tipo di vegetazione non erbacea. A dopo. Ciurma, non ci crederete, ma dopo un'altra giornata di cammino intera sono arrivato finalmente in un bioma foresta, in cui ho trovato anche dei favolosi alberi di oak tree. Quindi adesso abbattiamoli. Quello di cui parlavo, della generazione degli alberi che a noi piace, è il fatto che ci siano parti del tronco che non sono lineari. Cioè queste qua. Fungono un po' da rami, ma il problema è che queste ramificazioni sono parecchio scomode. Più che altro per la questione del farming automatico, come avevamo fatto nella scorsa serie. Chi se lo ricorda, avevamo appunto una farm automatica che tramite dei node breaker si limitava appunto a rompere i pezzi di tronco che erano lungo l'asse verticale, ecco, quindi questi qua. Se per caso dovessero spawnare anche appunto dei blocchi di legno nella zona circostante, cioè appunto come questi rami, tra virgolette, la situazione sarebbe abbastanza complicata. Per curiosità prendiamo anche questi mushroom. Così dovrebbe dare delle spore. No, non dà spore. Non mi ricordo com'è che si fanno le spore. Vabbè, lo scopriremo. Noi intanto prendiamolo. Aspettiamo se arriva qualche sapling. Deve arrivare qualche sapling perché siamo arrivati qua apposta. E
e non sono neanche tantissimi alberi, quindi dammi dei sapling. Bene, intanto facciamo altra legna, visto che siamo qua da queste parti a raccogliere legna. Allora, elimina qua, elimina qua, taglia tutta sta roba. Sì, dovrei farmi un'accetta forse per tagliare un po' la legna più in fretta. Però in realtà volevo semplicemente ottenere dei sapling, non è che volevo raccogliere la legna adesso, cioè. Ma sarà necessario allora fare un'accetta. Visto che noi siamo furbi e non siamo della gente a caso, sappiamo che la cosa più conveniente non è farsi un'accetta di legna come fanno i nostri amici incapaci, ma è fare bensì un piccone di legno e prendere 1, 2, 3. Via piccone di legno. Piccone di pietra. 1, 2, 3. E mo' fare la nostra accetta di pietra. Uno per non sprecare legno. No, ho fatto, vabbè, tanto mi servirà. Uno per non sprecare legna. E due perché appunto è totalmente poco efficiente. Quindi andiamo subito di accetta di legno. E andiamo a rompere appunto tutta la legna che troviamo, sperando di ottenere qualche sapling almeno. Se possibile, raccogliamo anche questo fungo. Allora, mi sarebbe alquanto utile se per caso mi droppaste qualche sapling. Qua c'è. Ci sono dei sapling. Un sapling, alleluia. Speriamo di averne più di uno, magari in zona. Che ne dite? Più di uno in zona? Chiedo troppo. Oh sì, alleluia, stanno arrivando dei sapling. Sapling a me, sapling. Anche perché se ci troviamo in una zona come quella precedente, è molto carina. Io tenderei a tornare nella zona che avevo visto prima, che è molto carina perché è vicino a un bioma di savana e un bioma di deserto. Non c'è il bioma nevoso, ma quello non è troppo un problema perché tanto è più che altro una questione estetica quella del bioma nevoso di averlo accanto. E ops, mi sono mangiato una mela, ma vabbè. E invece cioè poi con la mod dei teletrasporti possiamo andare rapidamente nel bioma nevoso quando ci interessa e quando ci aggrada maggiormente. Adesso, già che sono qui, allora andrei a raccogliere anche dei pini, dei sapling di pino, se possibile, in modo da averceli e non dover poi andare a cercarli in un secondo momento e fare chilometri di mappa. Naturalmente lo scomodo di questi è che sono altissimi. Forse però credo che dovrò. La farm automatica la farò con questi, proprio per il fatto che danno molta più legna. Hanno bisogno anche di più note breaker, però danno molta più legna e sono dritti. E quindi è molto più efficiente, secondo me. Anche perché poi non va a energia elettrica il node detector. Vabbè, il node detector, ma neanche il node breaker, e di conseguenza è molto più efficiente utilizzare un albero alto e dalla forma regolare come può essere appunto il pino. L'unico problema del pino è che ha davvero una differenza di altezza un po' significativa da un esemplare a un altro, ecco. Quindi può essere tanto alto, tanto basso. Allora, raccogliamo ancora un po' di sapling e poi direi di andarcene e vedere se per caso. Avrei bisogno anche di un'altra cosa, se la trovo, che sono i semi di cotone nella giungla. Mi pare di averne passata una prima, però
Non ci ho pensato in quel momento, ma vabbè, andrò a pensarci adesso. Quanti sapling abbiamo? 4 di Pino e 5 di Oaktree. Quindi credo di ritenermi discretamente soddisfatto perché potremmo appunto avere vari alberi da questi sapling. Quindi bien, raccogliamo un po' di funghi giusto per... Ah no, l'ho consumato, vabbè. E niente, allora ci rivediamo più tardi. Ciao. Ciurmari, eccoci. Sono riuscito finalmente a passare per la foresta che ho trovato, della giungla, dove ho potuto raccogliere un po' di semi di cotone. Ora non abbiamo di che piantarli, però prossimamente si riuscirà. E sono tornato più o meno dove ho trovato quel bellissimo spiazzo che è vicino a un bioma desertico. Tra l'altro ho scoperto che, come potremmo vedere con R, qua c'era un'enorme foresta con un sacco di oak tree ed era molto più vicina dell'altra. Per cui, boh. Ho preso questo pezzo, questa zona sia per la vicinanza al deserto che alla savana, perché proseguendo in questa direzione, dove sto puntando ora, dopo un po' c'è una savana. E non è neanche troppo lontano da un bioma nevoso che ho incontrato, che tra l'altro era vicino a dove siamo stati spawnati, perché se vi ricordate dove siamo stati spawnati era un'isoletta con un po' di neve, se non ricordo male. E quello che mi piace anche di questa zona è questo ponticello qua sul fiume che potete ammirare in tutta la sua bellezza. Cioè qua c'è il fiume che passa attraverso la pianura, cioè parte dal deserto con quel canyon di cui vi avevo fatto vedere prima nel video. Continua il fiume e appunto passa qua per questo ponticello naturale che è molto carino. E un altro elemento molto caratteristico che ho trovato in questa pianura, a parte i bug degli alberi della gomma, che ho notato sono tutti buggati. Dovrebbe essere da queste parti, non lo vedo. Ah, ce l'ho accanto. Questa montagnola che appunto è particolare, singolare, mi piace un sacco. È molto carina con questo albero della giungla sopra, della giungla, albero della gomma sopra. Mi piace molto. Mi dà un po' l'idea di quello che era nella scorsa se serie, la sequoia sopra casa. Ho provato a vedere se la questione del bug di quest'ombra si può risolvere, ma non mi pare, perché ho eliminato un albero della gomma in questa direzione. Ecco, infatti, qua sotto c'era un albero della gomma, l'ho abbattuto tutto, raccogliendo anche i sapling. Ma come potete vedere rimane comunque tutto buio. Ho provato anche a darmi una torcia con la Creative per provare a vedere se si può eliminare sto bug luminoso, e invece no, cioè rimane così buggato. Dovrò poi informarmi se per caso c'è la possibilità di risolvere, ecco, visto che non è proprio per niente bello. Ma credo che sia un problema legato alla generazione del mondo, dalle map gen versione 7. Niente, quindi io direi che per questo video possiamo concludere. Nel prossimo video andremo probabilmente in miniera per cercare un po' di ferro per iniziare a fare le nostre coltivazioni e per raccogliere un po' di minerali in generale, per iniziare un po' con la technique e tutte le solite cose. Tra l'altro ho messo anche un waypoint per casa, quello che è garantito dalla... Oddio, se è forte. Dalla Unified Inventory. E ho messo giusto queste assi qua per ricordare la posizione e per mettere due cosette nelle ceste. Appunto, i funghi forse li avevamo già raccolti insieme. Ho trovato delle carote, ho trovato un melone, l'uva l'avevamo già raccolto, della zucca. E appunto, come dicevo prima, i rubber tree sapling. Buon, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Noi ci vediamo sabato prossimo con Mindtest, continuando questa splendida avventura con il secondo episodio. Ciao a tutti!